Delitto Taranto, preso il presunto assassino, i carabinieri arrestano Domenico Mignolo, ritenuto un affiliato al clan Rango Zingari. La cosca non gli pagò lo stipendio e adirato sparò dal balcone e per errore però colpì e uccise quel giovane innocente. La coltella e poi tenta il suicidio, sospesi tra la vita e la morte, la ragazza ferita dall'ex fidanzato nella sua casa di Bianco e il giovane che dopo la fuga ha ingerito candeggina, divorato da rabbia e sensi di colpa, una nuova storia d'amore malato. Lavoro, speranze e proteste. La Commissione Bilancio del Senato stanzia i 50 milioni attesi da LSU e LPU calabresi. Adesso si attende il voto dell'Aula e Serra San Bruno la protesta sui tetti del Parco Naturale Regionale. Bambin Gesù, rinnovata la convenzione, non sarà come in passato, ma i piccoli pazienti calabresi affetti da patologie gravi e rare potranno continuare a curarsi a Catanzaro dopo mesi di attesa, ansie e proteste. Ecco una buona notizia. Il Crotone è sempre più capolista, continua la straordinaria cavalcata dei rossoblù pitagorici verso la Serie A, una nuova impresa dei ragazzi di Juric che sbancano anche il glorioso Sinigaglia di Como. Telespettatori di LACC, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Questa edizione del telegiornale si apre con la cronaca. Si chiama Domenico Mignolo con diversi precedenti alle spalle e sarebbe lui l'assassino di Antonio Taranto, il giovane cosentino assassinato nel mese scorso a Cosenza. Emergono particolari sconcertanti dalle indagini condotte dai carabinieri. Fu ucciso per un tragico errore, per il gesto balordo di un 'ndranghetista pluripregiudicato che è adirato per non aver ricevuto lo stipendio dal clan di appartenenza, i Rango Zingari, in un periodo in cui era detenuto, si affacciò dal balcone di casa e sparò due colpi di revolver calibro 38 contro colui il quale riteneva essere il responsabile dello sgarro. Domenico Mignolo, 28 anni di Cosenza, però, il 29 marzo scorso, Domenica delle Palme, uccise chi non c'entrava nulla, Antonio Taranto, 26 anni. Accadde in via Popili, a Cosenza. Le indagini, coordinate dalla Procura Abruzzi e condotte dai carabinieri del reparto operativo, sono arrivate ad una svolta con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di Domenico Mignolo, un tipo ritenuto violento e irascibile che i familiari quel giorno, malgrado gli sforzi, non riuscirono a fermare. Un caso complicato il delitto Taranto, che dovette fare subito i conti con elementi che portarono gli inquirenti fuori strada, dalla pista del litigio in discoteca avuto dal giovane ucciso, commerciante che chiamava i cani e i motori, all'alterazione della scena del crimine, fino al muro di gomma tra i testimoni di quanto avvenne in via Popilia. E questa mattina a Cosenza si è tenuta la conferenza stampa degli inquirenti. Ecco cosa ha detto a margine ai microfoni delle emittenti radio televisive il procuratore generale Marisa Manzini. Sono state attività di intercettazione, sommarie informazioni, dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, attività compiuta dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti e consulenza balistica. Queste sono le fonti di prova che io le ho sintetizzato. In realtà poi che cosa è successo? La mattina del marzo, del 29 marzo, nella notte del 29 marzo, a seguito di questo omicidio, immediatamente si sono attivate le investigazioni e immediatamente abbiamo in realtà sin da subito operato seguendo questa via, perché delle attività di intercettazioni ci conducevano sostanzialmente verso l'indagato Mignolo Domenico. Le attività poi successive ci hanno consentito di capire che quella che era l'intuizione iniziale era quella corretta, attraverso poi tutta l'acquisizione di ulteriori appunto fonti di prove. E ora una notizia di cronaca, un uomo è morto ed un'altra persona è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto si sarebbe scontrata frontalmente con un camion, ma nel violento impatto è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo. L'incidente è avvenuto nel territorio di Castrovillari sulla strada statale 534 che collega lo svincolo autostradale di Firmo con la statale 106. La zona è interessata già da tempo da alcuni lavori di ammodernamento. E andiamo avanti e proseguiamo con un altro fatto di cronaca che viene dalla Locride. È piantonato in ospedale il giovane di Gioia Tauro che ieri ha tentato di uccidere la sua compagna. Dopo il tentato femminicidio, il presunto aggressore ha tentato di uccidersi ingoiando della candeggina.
Entra di giorno, a metà mattinata, nella casa dell'ex fidanzata. La loro storia è finita da poco più di un mese, ma lui, Giuseppe Gambettola, 26 anni di Gioia Tauro, non ci sta. Non riesce ad accettare che la sua strada si sia divisa da quella di Angela Battaglia, 24 anni, di Bianco. Proprio nel paesino della Locride si consuma la tragedia. Gambettola fa irruzione in casa della ragazza e la colpisce con un coltello. Prima alla gola, poi al torace e all'addome. L'aggressore scappa, lasciando la donna in fin di vita sul pavimento del salotto. Torna a casa sua a Gioia Tauro e lì tenta di suicidarsi bevendo varichina, ma non ci riesce. Sia Giuseppe che Angela adesso sono in ospedale. La ragazza lotta tra la vita e la morte, ha ricevuto varie trasfusioni per tamponare le emorragie, ma le sue condizioni restano gravi. Su Facebook la gente di Gioia Tauro e Bianco organizza assieme veglie di preghiera per Angela, perché sopravviva alla follia di un amore malato e possessivo, e nel frattempo chiede giustizia per la ragazza, aggredita in casa propria da colui che fino a un mese prima era il suo fidanzato. E adesso vediamo le altre notizie di cronaca della giornata. È morto dopo 24 giorni di coma Francesco Brogna, 73enne di Zaccanopoli, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale coinvolto in un sinistro lungo la strada provinciale 17, nei pressi del bivio per Zungri, Capo Vaticano. Il suo cuore, duramente provato da un quadro clinico che non è mai migliorato, ha smesso di battere all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove si trovava ricoverato a causa dei gravissimi traumi riportati per l'impatto tra la sua moto Ape e una Smart. Alberto Cisterna, numero 2 della Direzione Nazionale Antimafia, quando era guidata da Pietro Grasso, non può essere demansionato nonostante la conferma da parte della Cassazione della sanzione della censura inflittagli dal CSM per non aver informato il suo capo né alcun altro del suo ufficio di intrattenere continuativi contatti con Luciano Lo Giudice, figlio e fratello di esponenti di spicco dell'omonima cosca calabrese e a sua volta coinvolto in indagini sull'Andrangheta. Lo sottolinea la Suprema Corte nel verdetto delle Sezioni Unite Civili sul ricorso intentato dallo stesso Cisterna. Quattro assoluzioni e una valanga di condanne che hanno colpito sia vecchie che giovani leve del clan Molè, sia volti noti della TV come l'attore Stefano San Marco. Così ha deciso il giudice Cinzia Barillà per i 35 imputati del processo mediterraneo, scaturito dall'inchiesta coordinata dai PM Roberto Di Palma e Matteo Gentini, che ha fornito la fotografia più attuale della cosca Molè. La più alta condanna va a Carmelo Stanganelli, condannato a 17 anni e 8 mesi di reclusione, seguito a ruota da Girolamo Magnoli, punito con 17 anni di carcere, 4 mesi in più di quanto chiesto dai PM di Palma e Centini. La Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini sul capo di gabinetto della Questura di Catanzaro, Nicola Cosimo Miriello, accusato di estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Secondo l'ipotesi accusatoria, Miriello avrebbe speso il nome di un noto imprenditore di Lamezia Terme finito in manette nella maxi operazione Andromeda contro la famiglia Iannazzo e il clan satellite Cannizzaro da Ponte per ottenere uno sconto privilegiato sull'acquisto di una serie di immobili. Finisce in carcere in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare un 32enne di Reggio Calabria accusato di detenzione e divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzo di minori vittime di violenza sessuale, materiale che avrebbe poi inserito in rete consentendo nella condivisione da parte di altri utenti del web. Un'assoluzione e 18 condanne per un totale di oltre 2 secoli di carcere. Così ha deciso il GUP Barbara Bennato al termine del primo grado del processo con rito abbreviato Puerto Liberado, scaturito dall'inchiesta che ha svelato il lavoro delle squadre al porto di Gioia Tauro, quei gruppi di dipendenti infedeli che nello scalo calabrese si occupavano di svuotare i container che arrivavano carichi di cocaina. La pena più alta va ai fratelli Alfredo e Giuseppe Brandimarte, considerati gli inventori delle squadre e per questo condannati a 20 anni di carcere. E torniamo adesso ad occuparci del caso Calabria Verde, l'ente in house della regione sul quale anche la magistratura ha acceso i riflettori. Il numero uno, Paolo Frugiuele, dopo le acquisizioni di atti operate dalla Guardia di Finanza, è stato sentito come persona informata sui fatti dal procuratore aggiunto di Catanzaro, Giovanni Bombardieri.
Dall'acquisizione di atti alle prime audizioni di persone informate sui presunti appalti irregolari in Calabria Verde, ente strumentale regionale nato per affrontare tutti gli interventi sul territorio nel campo della forestazione e della difesa del suolo, compito assolto prima dall'azienda forestale della Regione Calabria, l'AFOR, e poi dalla comunità montane soppresse e poste in liquidazione. Il primo a varcare la porta del procuratore vicario Giovanni Bombardieri è stato il direttore generale Paolo Furgiuele, ma l'elenco delle persone chiamate a sommare informazioni parrebbe essere molto lungo. Furgiuele ha ricostruito l'iter degli appalti nell'occhio del ciclone della procura, spiegando l'excursus relativa alla gara poi revocata per l'acquisto con fondi comunitari di automezzi speciali destinati a contrastare il dissesto idrogeologico e di attrezzature per l'incendio boschivo, una procedura da 32 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha comunque acquisito tutta la documentazione relativa a Calabria Verde e gli accertamenti potrebbero andare ben oltre la regolarità sugli appalti. Al momento la procura sta leggendo e rileggendo gli atti acquisiti in Consiglio regionale, ma è ancora presto per parlare di indagati, di possibili ipotesi di reato. Ci sono carte prelevate e un'istruttoria in corso. Intanto oggi il TAR si occuperà di uno dei tanti tasselli sotto la lente di ingrandimento della Procura Penale, quello relativo all'aggiudicazione della gara d'appalto per il servizio aereo regionale mediante impiego di elicotteri per attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi. Ricorrente è la società Eli Mediterranea che ha impugnato i provvedimenti di Calabria Verde. In ballo una torta da 8 milioni di euro. E adesso parliamo di lavoro, importanti novità per gli LSU da Palazzo Madama. Ecco, i 50 milioni attesi per la contrattualizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità calabresi. Adesso le decisioni della Commissione passano al vaglio dell'Aula del Senato. Da Roma la nostra corrispondente Michela Mancini. Dopo la bocciatura degli emendamenti in Commissione Bilancio a Montecitorio, la situazione per i precari calabresi non sembrava mettersi bene. Scompariva di fatto la possibilità di ottenere un finanziamento, poco meno di 90 milioni di euro, che arrivasse interamente dalle casse dello Stato. Gli animi si erano agitati e insieme agli animi si erano agitati anche i sindacati, ma una breccia si è aperta. Se prima era una speranza, ora è una certezza. La Commissione Bilancio del Senato ha infatti approvato l'emendamento al DL Giubileo, presentato lo scorso 13 dicembre dall'esponente del PD Silvio Lai, che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per la contrattualizzazione degli ex LSU LPU calabresi. In particolare i 50 milioni, si legge nella relazione illustrativa, serviranno a completare con il contributo dello Stato entro il 31 dicembre 2016 le procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della Calabria. Approvato in commissione, il DL Giubileo dovrà passare all'esame dell'Aula. Se verrà approvato, al contributo statale di 50 milioni di euro dovranno aggiungersene altri 38 della Regione Calabria, che serviranno ad arrivare alla contrattualizzazione degli ex LSU LPU a 26 ore settimanali anche per il 2016. E parliamo ancora di lavoro, nuova protesta stamani al Parco regionale delle Serre, oltre 40 i lavoratori impiegati grazie ai tirocini formativi che stamani hanno richiamato l'attenzione di politica e istituzioni dal tetto dell'ente. Cristina Iannuzzi. Esasperati per aver perso il posto di lavoro, sono saliti sul tetto del Parco regionale delle Serre, dove per un anno hanno svolto le loro mansioni. Si tratta di 49 tirocinanti inseriti nel progetto Natura e Turismo, che stamattina hanno inscenato la plateale protesta. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco della compagnia di Serra San Bruno, che hanno montato il telo d'assalto per evitare incidenti. Dalla cima dell'edificio l'urlo degli ex lavoratori. Chiedono il rinnovo del loro periodo formativo, ma nonostante i vari appelli rivolti alla politica e gli impegni pubblicamente manifestati da alcuni consiglieri regionali del Vibonese, niente sembra essersi mosso. Così questa mattina, dopo aver presidiato per un mese l'ente regionale di Serra San Bruno, una folta delegazione dei tirocinanti, accompagnata da esponenti dello SLAI Cobas, è salita sul tetto dell'edificio, dopo aver bloccato dall'interno l'ingresso. Un modo per richiamare l'attenzione delle autorità preposte. I manifestanti chiedono in particolare un incontro con il prefetto di Vibo Valentia Giovanni Bruno. È lui l'uomo che potrebbe risolvere una vertenza che vede coinvolti 49 padri e madri di famiglia che nel Parco delle Serre avevano intravisto una speranza per il loro futuro.
E passiamo alla sanità. Ricorderete le proteste delle famiglie dei piccoli pazienti calabresi affetti da patologie gravi e rare curati presso a Catanzaro grazie alla convenzione con il Bambin Gesù di Roma. La stessa convenzione, in seguito a una querela innescata con il Movimento 5 Stelle, fu messa a rischio. Adesso però si apprende che la convenzione sarà rinnovata, anche se in termini diversi rispetto al passato. Ci spiega tutto Gabriella Passarello. La collaborazione tra l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e l'azienda pugliese Ciaccio di Catanzaro continuerà, sia pure in forme diverse rispetto a quelle in atto. La convenzione attuale, che sta per scadere e che in questi anni ha portato nel lab del capoluogo di regione schiere di pazienti da tutta la Calabria e non solo, sarà prorogata per un mese. Poi subentrerà un protocollo più leggero che durerà circa 6 mesi e comporterà modalità di pagamento a prestazione da parte dell'azienda pugliese Ciaccio al Bambin Gesù. È il tenore dell'intesa raggiunta tra il presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale romano Mariella Enoch e il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro Massimo Scura. A breve seguiranno i passaggi formali con il management del Bambin Gesù su una convenzione che prevede tra l'altro la formazione di medici locali. Anche se in zona Cesarini un primo risultato è stato ottenuto, rimangono però tanti dubbi posti dal deputato Sebastiano Barbanti. Qualora le prestazioni dovessero essere numerose, potrebbero cadere sotto la scura del budget limitato e ricreare una situazione emergenziale. E cambiamo argomento. Un incontro pubblico su politica e legalità fatto da Cornice a Vibo Valentia, la consegna del premio Legalità e Democrazia a Don Giacomo Panizza, un evento celebratosi nel nome del senatore Antonio Murmura. Va a Don Giacomo Panizza, il coraggioso sacerdote bresciano che opera alla Lamezia Terme, il primo premio nazionale Legalità e Democrazia, promosso dall'associazione Pro Fondazione Antonino Murmura, presieduta da Maria Murmura Folino, moglie del grande uomo politico, deceduto un anno fa. Il premio, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Vibo Valentia, è stato consegnato a Don Panizza nel corso di un convegno su legalità e politica, moderato dal direttore del sistema bibliotecario vibonese Gilberto Floriani, a cui hanno preso parte anche il procuratore aggiunto di Cosenza Marisa Manzini, la consulente della Commissione parlamentare antimafia Angela Napoli, il consigliere di Stato Eugenio Mele e il direttore di LACI Pietro Comito. Un evento nel corso del quale si è ribadito il valore imprescindibile dell'etica nell'esercizio dell'attività politica. Tutto ciò sullo sfondo della figura di Antonino Murmura, ricordato come tra le più alte espressioni della storia della politica calabrese, ricordato come fine giurista, appassionato parlamentare, come statista, ma soprattutto nella semplicità della sua dimensione umana. E noi a margine dell'evento celebratosi a Vibo Valentia abbiamo intervistato Francesca e Maria, moglie e figlia del compianto Antonino Murmura. Questo è stato, credo, un cruccio degli ultimi tempi di mio padre, però lui ha sempre creduto che la politica fosse un'arte alla quale dedicarsi come una passione, come una missione. E per noi, per me, per noi figlie è un grande orgoglio anche sentire parlare in questi termini, di questi temi, sullo sfondo di della sua immagine, di quello che lui ha rappresentato per il territorio, per il paese, per la sua città, per la sua famiglia e per la sua comunità. Lui amava molto le persone semplici e direi che aveva una capacità di ascolto. Lui sapeva ascoltare, cioè veramente chi veniva da lui, anche se non poteva fare niente, trovava, diciamo, una parola di incoraggiamento, di conforto, di possibilità. Ecco, lui ha vissuto proprio per il suo prossimo, per il suo territorio, per il suo paese. E oggi è il 9 dicembre, siamo ormai in clima natalizio, ma sotto le luminarie acquistate a risparmio per il commercio si profilano festività all'insegna della crisi. Noi siamo stati tra le vie di Vibo Valentia.
Sulle vetrine già campeggiano le offerte promozionali con sconti che vanno dal 20 al 30%. Così i commercianti di Vibo Valentia tentano di incentivare le vendite. Su Corso Vittorio Emanuele III da qualche giorno si respira il clima natalizio, complice la fiera dei prodotti artigianali ed enogastronomici che richiama in centro centinaia di visitatori. Tanta la gente a passeggio, ma pochi, pochissimi gli avventori nei negozi. E allora ecco che scattano offerte e promozioni natalizie per convincere i clienti ad acquistare. Siamo in panne qua, basta guardarsi in giro, potete notare, voglio dire, che non c'è gente, c'è solo anziani, questo è un paese che di anziani ormai. Sempre colpa della crisi secondo lei? Ma diciamo che ormai il commercio si è spostato. Dicono che c'è crisi, la gente va a commerciare, a comprare. Rispetto all'anno scorso è calato un po', c'è la crisi. Speriamo in questi giorni, speriamo nella prossima settimana, speriamo bene. E da qualche ora a rendere l'atmosfera più natalizia ci hanno pensato le luminarie che l'assessore alle attività produttive, Nico Console, si è affrettato a fare installare. Un ritardo giustificato dalla necessità di risparmiare sulle luci, quest'anno acquistate direttamente dal comune con una spesa che si aggira poco al di sopra dei 10.000 euro, bazzecole rispetto ai 40.000 euro che venivano spesi gli scorsi anni solo per affittarle. Il Comune, in collaborazione con la Confcommercio, quest'anno ha acquistato le luminarie e quindi si è stravolto nuovamente un segnale forte dell'amministrazione Costa, il vecchio modo di amministrare la cosa pubblica. Rimaniamo in clima natalizio perché anche se con largo anticipo è stato presentato il presepe vivente che si svolgerà a Pentone, piccolo e accogliente centro del Catanzarese. Si tratta di uno degli eventi natalizi più suggestivi e attesi delle feste. Il piccolo borgo di Pentone si prepara ad ospitare la seconda edizione del presepe vivente che richiamerà nel centro alle porte di Catanzaro centinaia di visitatori. L'appuntamento è per domenica 27 dicembre, quando la cittadina sarà trasformata in una piccola Betlemme. Per l'occasione saranno riaperte antiche botteghe dove prenderanno vita i mestieri di un tempo. Ad organizzare l'evento, che si svolgerà nel centro storico, è il Consorzio Calabria Giubileo 2000 in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi Calabria. Alla conferenza stampa di presentazione del presepe vivente, anche l'assessore regionale alle attività produttive, Carmela Barbalace, che si è soffermata sull'importanza dell'evento. Questo credo che sia un momento di rilancio indispensabile, oggi che stiamo vivendo una crisi strutturale, oggi che è necessario riscoprire i valori del passato. E qui dalle porte dell'asila, da un'area interna, vanno riscoperti i valori intrinseci che queste stesse aree interne possono offrire a tutto il tessuto produttivo della regione Calabria. Un appuntamento che farà riscoprire un paese ricco di storia e tradizioni, così il sindaco Michele Merante. Il presepe vivente rappresenta per noi questo primo grande evento, è per noi una fonte di rivitalizzazione di un borgo che attualmente non è molto vissuto e che negli anni passati invece ha rappresentato la storia e la vita di molti dei nostri cittadini e di molte persone che hanno lavorato anche fuori per dare a questo paese, insomma, la condizione che oggi vive. E adesso passiamo allo sport. Il Crotone batte anche il Como e mantiene la vetta della classifica di Serie B. I pitagorici non cadono nella trappola lombarda e con un gol nel finale sbancano il Sinigaglia. Continua senza sosta la marcia del Crotone nel campionato di Serie B. Dopo aver conquistato la vetta solitaria della classifica domenica scorsa, i rossoblù sbancano anche il campo del Como, nel turno infrasettimanale, grazie ad un gol a 3 minuti dalla fine del solito Budimir. Un successo che vale oro colato sia per come è arrivato, sia per il fatto che è stato colto proprio sul campo di quel Como, che nell'ultimo turno aveva costretto al pareggio casalingo il Cagliari, consegnando il primo posto in classifica alla formazione pitagorica. E gli uomini di Juric non hanno mai mollato la presa, nonostante fossero reduci da 3 partite in 7 giorni. Proprio questi elementi rendevano ostica la trasferta all'Ariana, nonostante il Como sia ultimo in classifica. E il campo ha confermato le difficoltà, con i padroni di casa che hanno tenuto testa alla capolista fino alla fine, quando al minuto 87 il Crotone trova il gol vittoria. Martella scambia con Torromino ed entra in area da sinistra, tocco all'indietro per Budimir che di prima intenzione trova il diagonale vincente per la sua 7ª rete in campionato. Subito dopo è Cordaz a blindare la vittoria, dicendo no a Ganz. Arriva quindi la 4ª vittoria di fila per il Crotone, che ora nel match interno di domenica contro il Modena potrà consolidare la vetta e sperare di allungare
vista anche la difficile trasferta del Cagliari sul campo del Livorno. E subito dopo il triplice fischio finale in sala stampa si è presentato un soddisfatto Ivan Juric. Per il tecnico pitagorico quella con il Como è stata una vittoria di forza. Al di là di che secondo me Como ha fatto una partita ottima, specialmente in fase difensiva dove ci ha chiuso le fasce, ci lasciava libero il Clayton, poi altro era tutto chiuso. Anche c'era un momento di secondo tempo dove hanno premuto molto con palle lunghe e calci angoli, però alla fine penso che abbiamo subito veramente pochi tiri in porta. Mister, l'abbiamo vista particolarmente euforica alla fine, sono queste le partite che danno la maggiore consapevolezza a prescindere dalla classifica, cioè soffrire un po' e vincere, specialmente considerando che era la quarta partita in 13 giorni. Ma io penso che magari 7-8 partite durante l'anno la fai alla grande, dove vinci, stravinci, come noi abbiamo fatto contro Cesena, contro Bari, no? Dove tutto va liscio, fai un grande calcio, vinci e vai a casa. Poi tutto il resto sono partite combattute, toste, dove vince quello che ci crede di più, corre di più, è più concentrato. Sono tutti preparati, no? Il Como ha fatto le ultime due prestazioni veramente ottime contro Bari e Cagliari. Sapevamo tutti quello che ci aspettano, non abbiamo sicuramente sottovalutato l'avversario. Considero questa vittoria veramente una grande vittoria di grande valore. E scendiamo in Lega Pro, sarà il Monopoli l'avversario del Catanzaro nella 15ª giornata, una squadra ostica e senza mezze misure, un match in programma sabato alle 20:30. Dici Monopoli e dici squadra senza mezze misure. Guardi alla formazione pugliese e ti accorgi che quella del girone più a sud di Lega Pro, che ha pareggiato di meno in campionato, solo 2 LX, collezionando ben più volentieri successi o sconfitte. Alternanza che fanno del gruppo di Mister Tangorra il più difficile da inquadrare. Una cosa è certa però, quando sul piatto ci sono punti salvezza contro una possibile diretta concorrente, difficilmente sbaglia partita. Tra le note positive pugliesi anche il premio come unica formazione del girone ad aver battuto il Foggia e messo in seria difficoltà la capolista casertana domenica scorsa, soprattutto nel finale di gara, arco di tempo in cui il Monopoli crea i maggiori pericoli. Il Catanzaro prossimo avversario è avvertito. La formazione di Erra cerca il 6° risultato utile di fila, il 3° successo consecutivo in trasferta. Il trainer giallorosso perde Maita per squalifica, ma quantomeno recupera Moi e Bernardi, che hanno scontato il turno di stop, e forse anche Calvarese, Agoderin e Foresta, reduci da un infortunio. Difficile invece il recupero di Taddei. E scenderà in campo domenica alle 17:30 invece il Cosenza impegnato a Foggia, un match che potrebbe regalare ai rossoblu il sorpasso in classifica proprio a danno dei pugliesi. È forse la squadra più completa del campionato, probabilmente quella che più di tutte darà del filo da torcere a Lecce casertana in chiave promozione diretta. Il Foggia entusiasma, difficilmente i pugliesi sbagliano le partite che contano. Quest'anno non è mai praticamente successo. La formazione di Mister De Zerbi pecca in qualcosa piuttosto contro le cosiddette piccole del girone. È successo con Ischia, Matera e Monopoli, giusto, per fare qualche esempio. Monopoli che ha inflitto la prima ed unica al momento sconfitta casalinga e rossoneri. Un dispiacere che proverà a replicare il Cosenza, ospite lo Zaccheria domenica alle 17:30. Battere i Satanelli significherebbe sorpasso in classifica per i silani che dopo il successo contro il Melfi hanno portato ad 1.7 la media punti a partita. L'unico neorossoblu è rappresentato dal rendimento esterno. È ancora in bianco infatti il capitolo dedicato alle vittorie in trasferta per i ragazzi di Roselli. Il trainer rossoblu proverà a recuperare in extremis Arrighini e Statella. Il primo reduce dall'influenza mentre il secondo deve assorbire una botta ricevuta durante la sfida contro il Melfi. Out. Agnelli e Gerbo per la squalifica invece tra le fila del Foggia. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa che ha battuto l'Acregas a domicilio. E concludiamo con la box, un importante risultato, quello ottenuto dalla pugilistica Eagles di Catanzaro ai campionati assoluti elite maschili con il bronzo di Robertinov che si ferma alla semifinale e poi conquista il bronzo. Gabriella Passariello.
Ai campionati italiani assoluti Elite maschili, il catanzarese della pugilistica Igos Pavlov Ludomil Robertinov conquista un prestigioso bronzo. Nel percorso dei campionati assoluti negli 81 kg, che rappresentano la più elevata rassegna italiana di pugilato, ha stravinto negli ottavi di finale contro il piemontese Tommaso Marando. Nei quarti ha battuto il campione regionale della Toscana Aldo Zosca, costringendolo a due conteggi. Ma non ce l'ha fatta a superare la semifinale, dove si è trovato davanti il campione del Lazio Giacomo Saiaridi, e pur conducendo due round su tre, alla fine la giuria ha dato la vittoria laziale. Conquista comunque una medaglia di bronzo che soddisfa, ma non del tutto, il pugile catanzarese. Denny Costantino, anche lui catanzarese, limitato sulla mobilità di gambe a causa di un fastidio al piede, è uscito dal torneo al primo turno con il forte sardo Andrea Ghiani per la categoria dei 60 kg. E con la box termina il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Adesso vediamo in breve la sintesi dei principali servizi andati in onda in questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento di giornata. Fu ucciso per un tragico errore, per il gesto balordo di un 'ndranghetista pluripregiudicato che è adirato per non aver ricevuto lo stipendio dal clan di appartenenza, i Rango Zingari, in un periodo in cui era detenuto, si affacciò dal balcone di casa e sparò due colpi di revolver calibro 38 contro colui il quale riteneva essere il responsabile. Entra di giorno, a metà mattinata, nella casa dell'ex fidanzata. La loro storia è finita da poco più di un mese, ma lui, Giuseppe Gambettola, 26 anni, di Gioia Tauro, non ci sta. Non riesce ad accettare che la sua strada si sia divisa da quella di... Con la bocciatura degli emendamenti in commissione bilancio a Montecitorio, la situazione per i precari calabresi non sembrava mettersi bene. Scompariva di fatto la possibilità di ottenere un finanziamento, poco meno di 90 milioni di euro, che arrivasse interamente dalle casse dello Stato. Esasperati per aver perso il posto di lavoro, sono saliti sul tetto del Parco Regionale delle Serre, dove per un anno hanno svolto le loro mansioni. Si tratta di 49 tirocinanti inseriti nel progetto Natura e Turismo, che stamattina hanno inscenato la plateale protesta. La collaborazione tra l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e l'azienda pugliese Ciaccio di Catanzaro continuerà, sia pure in forme diverse rispetto a quelle in atto. La convenzione attuale, che sta per scadere e che in questi anni ha portato nel lab del capoluogo di regione schiere di pazienti da tutta la Calabria. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della CNews 24 va in onda alle 16:30. I calabresi sono informati.